Voi vi siete accompagnati con antropologi, ma per forza bisogna accompagnarsi con antropologi, con storici e anche nel campo della storia culturale bisogna accompagnarsi con gli archeologi su tante questioni che riguardano la cultura materiale, poi immediata, anche perché nei nostri studi di storia culturale, sappiamo benissimo che un individuo e la sua cultura sono anche le pratiche e gli oggetti che usiamo. E quindi, secondo me, questo tipo di studi aiuta anche ad andare in una direzione di svecchiare, no? Gli statuti delle altre discipline che spesso sono troppo, hanno i confini troppo netti gli uni dalle altre, attorno a problemi di ricerca. Quindi, però ecco, qui interdisciplinarietà è un'avvertenza particolare quando entriamo nel campo delle memorie e del testimone. Quello è un altro ambito ancora. Quindi, quando entriamo nella questione delle persone che ancora vivono, che possono testimoniare, lì quello è un campo specifico, mentre il contemporaneo significa anche aver perso poi certe volte il contatto con il testimone. Anch'io. Mi piace, diciamo, l'umiltà, diciamo, un po' il senso di, diciamo, anche del valore, come ha colto perfettamente, credo. Mi piace che il messaggio sia arrivato, cioè che non siamo dei fanatici del contemporaneo, ma arrivare a far vedere anche queste cose serve a tutta l'archeologia. Questo è molto importante. Avevo immaginato un appunto, diciamo, anche ispirato dagli architetti, forse che è necessario, diciamo, definire le misure del patrimonio, no? Cioè ricordarlo un po', perché, ma in generale anche del lavoro, no? Allora, la pianta, l'abbondanza di fonti scritte, è vero, e di fonti iconografiche ti fa disperare, cioè perché tu pensi, allora quelle due cose che abbiamo dell'archeologia antica, varranno qualcosa o no? Perché chiaro, non hai il riscontro. Diciamo, la forma Ubis, per esempio, no? C'è una cosa secondaria. E quindi, diciamo, perché da un certo punto di vista il contemporaneo è il sonno dell'archeologo, che tu hai tutto. Hai sia la fonte scritta, hai la fotografia, la fonte orale, i racconti, hai i filmati, le foto satellitari, tu già la macchina del tempo, no? Cioè già la possibilità di vedere quei luoghi come erano, quando erano vivi. Cioè come se tu avessi una satellite che ti fa vedere Roma nel secondo secolo d.C. Fantastico, no? Sembra una cosa eccezionale, però forse a quel punto tutta l'archeologia penserebbe a qualcos'altro, perché se tu vedi i tetti, però non vedi quello che c'è dentro, per esempio, quindi avresti bisogno comunque di altre fonti, di altre informazioni. Insomma, però io credo molto in questa umiltà, cioè innanzitutto capire che quanto si è perduto, è incredibile, cioè sono spariti aeroporti interi, sono spariti milioni di persone. Tutto degli ultimi 50 anni, figuriamoci quanto è sparito. Allora, un po' il valore è dato un po' dall'ansia, non ci l'ho trovata una cosa antica, stata bella, mi rassicura, nel passato che c'era qualcuno qui 2000 anni fa. Però poi di là ci si disperde, ci si concentra troppo, per esempio si cerca di tirare fuori troppo significato delle cose, di voler dare troppo valore alle somiglianze, alle differenze. Datare intere cose, di dare un significato, abbandoni, riconquiste sulla base di pochi dati. Diciamo che fine di misura vuol dire, secondo me, abbandonare un po' quest'ansia della cumulo di conoscenza, tutti i costi, e invece imparare a dare con la società, imparare a dare un valore, una sostenibilità alla propria ricerca, cioè capire cosa si può raccontare, come si può presentare, cosa. Quale è il significato del pronome, perché lo etico, insomma, ma è tutta l'archeologia, non solo per il contemporaneo. Sono gli studenti della specializzazione, cominciavano le lezioni facendo vedere una persona di sosta con la sacchetta da spazzatura dentro, che era uno scenario che tutti noi sarebbe, ahimè, ci resta dentro. Troviamo in quello il degrado, ma quello è anche un'informazione incredibile. Non dite che l'archeologo della spazzatura non interessa, no? Quando si trova un buzzo. Cioè, ci sono le altre cose, però quando la trovi sul filo della tua strada, parli di te, non pensi che qualcuno non sia lì per un motivo, qual è il motivo sociale, economico e Mi fa un po' trovi. schifo andare a guardare.
è chiaro. Se pensi chiaro. Che invece lo facciamo sempre, non nella spazzatura. No. Grazie per gli spunti, permetto che l'anno scorso ho già avuto modo di seguire il corso con il professor De Felice che come al solito ha aperto numerosi spunti che avrei una quindicina di domande, però cercherò di pensare. Un discorso omogeneo, poi se mi rispondiamo alla fine. No, vorrei partire da... Allora, noi ci vediamo domani. Sì, sì, no, vorrei partire da un... proprio da una frase che la dottoressa ha detto sul fine della, del secondo esempio che ci ha portato riguardo ai luoghi della resistenza e lei della resistenza. Ormai è interstito. Resistenza, non mi ricordo. E lei che è andata sul posto e non ha trovato il riscontro materiale dei fori lasciati che fino a 5 anni prima erano lì. E lei ha detto è un'occasione mancata, è stata un'occasione mancata e volevo capire perché è stata un'occasione mancata. Alla fine lei poi ha avuto la, il confronto con una persona che ci abita in quella casa e che giustamente ha voluto risistemare il muretto di casa sua. E alla fine l'archeologia, la storia ha vinto lo stesso, perché abbiamo avuto il riscontro con quella persona, abbiamo ricostruito esattamente la vicenda, è chiaro, ci è mancato un pezzo di questa storia, però alla fine diciamo, abbiamo vinto lo stesso. E è un po' quello che è successo campo 65, però alla fine il campo è tutto lì, è tutto il proprio, per la fretta non l'ha detto nelle slide, ma il campo è tutto sotto, sotto la strada. Quindi non c'è più. Quindi quel caso è stato utilizzato come la casa. E quindi possiamo parlare di qualcosa che è stato riutilizzato come un passato perso, quindi un'opportunità persa, oppure un presente che è in itinere, quindi è ancora vissuto. La strada viene percorsa tutti i giorni, la persona ci abita, si è messa più di lavoro perché ha coperto due punti. E poi, non lo so, questo è sicuramente un primo punto. E poi mi ha colpito molto nell'esempio della, della professoressa, mi ha fatto vedere la bolletta, e è un'immagine che mi ha colpito, e lei giustamente ci ha detto, è questo quello che vogliamo esporre in un museo? O se no... Ma se al posto di quella bolletta, noi, lei comunque, nonostante non sia stato esposto, la bolletta spunta in una slide che abbiamo visto noi oggi. E alla fine, se non ci fosse stata quella bolletta, ci fosse stato portafogli di una persona viva, l'avremmo restituito tranquillamente, oppure no. E questo forse ci fa riflettere su cosa è giusto conservare, cosa è giusto non è conservare. Quella persona semmai ha stracciato quella bolletta, l'ha lasciata nel jeans, il jeans l'ha buttato volontariamente per dimenticare una parte del suo passato. E perché non la dobbiamo far vivere? Cioè, questo è lo, lo spunto. Cioè, perché tocca a noi far vivere una cosa che una persona vivente ha deciso volontariamente di cancellare. E poi non lo so, l'ultima domanda, è possibile fare archeologia del contemporaneo della quotidianità oppure solo l'archeologia del contemporaneo in questa sua fase sta vivendo un po' quella che è stata il passato dell'archeologia storica che è partita dalla NASA, da studi dei grandi eventi per poi andare pian piano a studiare la quotidianità. Casi più emblematici che sono stati mostrati oggi, anche il Covid, le guerre, sono un po' grandi temi. È possibile fino a che punto è giusto fare archeologia del contemporaneo della quotidianità? Spero di non aver tirato troppo l'anno delle provocazioni lanciate, però... Mariano. Sì, no, sì.
Grazie mille. E allora, perché secondo me vale meglio che venga il cavallo, io non voglio fare come la gente speriale vuole, così lo vedo, e mantenere tutto stabile lì al 45, perché niente, assolutamente. Secondo me l'occasione mancata sta nel fatto che prima qualcuno documentasse le tracce materiali, questo spagna, motivi di conosciuto, eccetera, quelle sono state cancellate, e non sono state cancellate. Non sono state cancellate con un'intenzionalità, nel senso che se ci fosse un discorso di non riconoscimento di un certo tipo di patrimonio, di memoria della comunità di Valdivilla o degli abitanti di quella cava, sarebbe anzi molto interessante chiederti perché di una scelta di conservazione. In questo caso non sono state conservate perché non è stato preso in considerazione il patrimonio materiale dell'azienda come diciamo. Cioè, non c'è stato questo vantaggio di pressione in cui anche le evidenze materiali che la Guardia ha creato e operato sul paesaggio che qua è venuto fino a noi, perché si tratta di una defaianza di una decina di anni, queste evidenze non sono state considerate, non è stato attribuito a queste evidenze in un quadro storico archeologico che probabilmente io sono una persona. Io penso che quindi sulla questione dell'archeologia della quotidianità, secondo me tutta l'archeologia di cui abbiamo preso è archeologia della quotidianità di qualcuno, ovviamente lì limite poi in etico, ma posso di volta in volta è indipendente da un contesto al quale ci si approccia e anche in realtà alla fine per il verso, per ogni oggetto, per ogni storia che si racconta. Amuletta. Allora, è vero, se era un portafoglio l'avrei cercato, in realtà ho cercato anche con la bolletta. Un ragazzo che è rimasto con noi è un ragazzo egiziano, quindi tra l'altro ha voluto leggere da che io non so, e quindi tradurre, e siamo andati a vedere a quali contatori corrispondeva. Però probabilmente sì, non abbiamo pensato che era una cosa che poteva essere utile farli avere, no? Però ti hai detto una cosa che mi lascia invece perplessa, cioè te, beh, questa persona ha buttato via questa bolletta perché magari voleva rompere con il suo passato, non so, tutto questo lo diciamo, non me lo dice neanche quella bolletta, cioè tutto questo sono, è il nostro, il tuo, il mio, certo. Il tuo, cioè... Il brutto che ci mettiamo sopra, no? Perché pensiamo che quella persona sia scappata da che abbia lasciato, che si sia, come detto prima te, volontariamente lasciato nella tasca, che si sia volontariamente cambiato i jeans. Io mi auguro questo. Tanto. No, perché purtroppo questa cosa non lo so. Però non è quello che mi racconta quell'oggetto lì. E io mi devo fermare a questo. Sì, no. Cioè, il mio lavoro è leggere quello che mi racconta quell'oggetto e poi magari con l'aiuto di altre fonti cercare di colmare qualcuno di questi buchi, però non ci posso fare ci posso fare tutte le ipotesi che voglio in realtà e siamo molto abituati a farlo, no? Come dire, gli archeologi anche su qualunque periodo alla fine cosa fanno? Sì, documentano quello che c'è, ma in realtà immaginano quello che manca, no? Cercano in qualche modo di a colmare le situazioni. Però in questo caso ti dico, per quello che l'ho messa lì e l'ho messa a quel punto di domanda, perché in effetti ti viene da chiedertelo, no? Sì, no, ma come giustamente sei chiesto, insomma, ancora. E sul discorso della quotidianità, concordo con la risposta che ha dato Marianna, ci sono molte esperienze di autoarcheologia,
tutto questo perché noi ora ci confrontiamo in terreno italiano, no? Questa disciplina è una disciplina forte e ferrata con una bibliografia sterminata, che va anche a qualche modo a mettersi in autocrisi, cioè a vedere di testare, no, su determinati contesti, anche molto appunto di autoarcheologia, quindi di cose che, cioè, Jan Oder si è messo a contare, a vedere tutti i libri che aveva sulle librerie, sulle sue bigli, del salotto, quante roba c'era, come c'era arrivato, eccetera, no? Quindi ci sono, io concordo che onnipresente è onnipresente di qualcuno, quindi si può fare. Sì, sul campo sono stato per il tipo per un periodo di tempo, ma è interessante il fatto che non si sa la vicenda della strada, no? Però che tutti gli archeologi conoscono come era formata il piano brano, cioè il campo spinto smontato è stato proprio per essere un terapeuta ed è diventata la vita di qualcun altro. Questo è un fatto, diciamo, che ispira all'università e la serenità da questo punto di vista, però pone anche la questione di che è lecito, ma è anche ormai indispensabile che anche questo patrimonio, queste tracce, rientrino fra quelle che vale la pena conservare. Vale la pena conservare, poi è chiaro, ci sono stati luoghi anche quelli quotidiani, perché ci sono passate tante persone, ci sono tre male, sofferenza, quello che vogliamo, però è anche senso conservarlo perché è quello che rimane, qualcosa che noi identifichiamo, che i ricercatori storici identificano come un luogo importante, che poi a sua volta, per esempio, in quel caso è un luogo divisivo. Sappiamo tutti che, insomma, non sono ogni qui su cui c'è una visione di rendere la condivisa da parte della società d'oggi. Quindi, proprio questo è un elemento che vuole conservare queste cose, poi apre una serie di, dà una serie di ricadute all'archeologia in termini di valori, questo appunto di ridefinizione dei valori, del significato del proprio operato. Grazie. Insomma, mi dato domanda, sono architetto dell'Università della Basilicata, la mia ricerca sarà su, diciamo, il rapporto tra natura e cultura, ma nello specifico sull'analisi dei paesaggi produttivi, diciamo, contemporanei. Innanzitutto grazie davvero perché, cioè, ci avete riempito di spunti, anche di, diciamo, di messa in discussione delle, diciamo, delle certezze a cui un po', no, la disciplina ci allena. E mi ha, diciamo, il concetto di umiltà, cioè, mi ha davvero colpito anche quello che il gestore ha visto definisce sull'accumulo di conoscenza. Mi faccio sempre questa domanda, lavorando anche su territori molto bassi, perché appunto mi occupo di pianificazione centrale saggistica, cioè, quando c'è questa sete di conoscenza che poi a un certo punto ci fa perdere l'orientamento su cosa vogliamo, a quale domanda vogliamo rispondere. Quindi, diciamo, un primo consiglio che vi chiedo, essendo all'inizio della mia ricerca, è in che modo, cioè come facciamo a porre delle domande, diciamo, sufficientemente interessanti ma anche semplici, perché poi, diciamo, più dire, per avere delle risposte che possono essere utili al progetto, anche nel mio caso, di territorio. E poi voglio fare una riflessione su, in generale, sull'archeologia, che io sto scoprendo in questi giorni, essendo appunto una dottorata multidisciplinare, cioè mi sembra. E poi quella contemporanea ancora di più, perché mi sembra anche, cioè, oltre che un'archeologia del, diciamo, patrimonio contemporaneo,
un'archeologia dei fenomeni contemporanei, perché cioè, effettivamente diciamo, prende in considerazione tanti aspetti, tra cui quello delle comunità che abitano e che sono ancora presenti, perché se pensiamo all'archeologia diciamo, antica, c'è questo confronto con le comunità ci manca, quindi non c'è, come dire, una dimensione propositiva e diciamo, progettuale dello studio di un fenomeno che stiamo ancora vivendo praticamente. E quindi mi chiedo se non è uno dei, diciamo, delle tracce, cioè se non se quella della la presenza delle comunità non sia un elemento equivalente alle tracce materiali e ai luoghi, eccetera. Quindi, cioè, nel senso, se su questo mi piacerebbe ascoltare un vostro parere, anche perché dall'intervento della mia, a questo punto, collega dottoranda Bucchioni, cioè l'esigenza di raccontare il patrimonio materiale della resistenza mi sembra che sia emerso da una volontà di, diciamo, di quella comunità di, diciamo, di, diciamo, della resistenza che è ancora vivente e che vuole tramandare quel pezzo di storia. E rispetto al discorso che faceva la professoressa, che mi ha messo molto in una situazione instabile, che davvero cioè, ogni narrazione potrebbe sembrare sbagliata, perché è da un punto di vista soggettivo. E quindi continuiamo a farla confrontandoci con le comunità che hanno quell'esigenza di tramandare quella memoria, o non so, è un discorso che so anche molto che divaga in varie direzioni. Mi dispiace, però davvero mi ha suscitato tantissime riflessioni. Grazie. Allora, partiamo dall'ultima. Quindi tu hai detto il tuo progetto sui paesaggi produttivi della Basilicata. Sì, faccio una piccola specifica, perché diciamo che nell'ultimo periodo ho fatto un lavoro proprio sulla pianificazione paesaggistica della Basilicata, analizzando diciamo le stratificazioni da diversi punti di vista, quello insediativo, naturalistico, però diciamo, abbastanza superficiale. E poi mi sono trovata a collaborare con degli antropologi che provavano a fare delle mappe dei paesaggi culturali che diciamo, mettono insieme un po' sia la dimensione materiale che quella immateriale. Quindi, per esempio, vedete il mulino e tutta la dimensione dell'elemento naturale dell'acqua e perché c'è un mulino in quel luogo, perché c'è una produzione, eccetera. E questa cosa si è voluta poi in un progetto del Ministro della Cultura, che è il Museo Portale della Cultura Alimentare, che anche qui cerca di, diciamo, tramandare, liberare delle tradizioni legate alla cultura alimentare, però nel mio caso dal punto di vista del paesaggio, quindi un piatto tipico, un uso, una produzione, che ne so, il peperone, il crusco di Senise, dal punto di vista territoriale, che cosa, diciamo, comporta. E poi, diciamo, liberando questi elementi, immaginarsi, diciamo, che da architetto, da urbanista, paesaggista, è sempre, diciamo, si pensa sempre di dare un'opportunità a quel territorio partendo da quello che già c'è, che sappiamo che ha funzionato magari, che sta ancora funzionando, che si è innovato. Questo un po' penso sia questa serie da aiuto. Ma infatti, certo, capisco anche perché ti è interessato questa discussione sul contemporaneo, perché di fatto tu parti da una committenza radicale nel presente. È già l'idea di creare una pianificazione e quindi è legittima la domanda a questo punto: come mi metto in sintonia con le comunità locali? È legittima, ma qualunque, anche lo studioso, stai tranquilla, che anche lo studioso più asettico che dice di stare nella torre d'avorio e che è preso soltanto dai suoi problemi scientifici, in realtà vive in un tempo, ha un rapporto con i problemi che quel tempo pensa e con le domande che pone al passato. Quindi
che sia dovere dello studioso il solo capire questa dimensione ed esplicitarla, perché tra studiosi ci si confronta. E quindi il dovere tuo è di esplicitare i criteri per cui, secondo te, quella comunità e quella storia lunga, perché ogni comunità ha una storia lunga, ha diritto a essere ascoltata nelle vie di pianificazione che tu hai. Quando si parla di cultura stiamo parlando, e anche di archeologia, anche se parliamo del contemporaneo, parliamo di storie lunghissime. Lunghissime e tutte stratificate. Non esiste il passaggio naturale per sé, lo sappiamo. E neanche qualunque cosa circola nella testa, qualunque prodotto culturale è ampiamente stratificato e passa anche attraverso le pratiche. Questo non significa che è ballerino, però. Se parliamo di tempi lunghi, vuol dire che c'è la possibilità di riconoscere nei tempi lunghi della storia, delle tracce, elementi che sono propri di quel territorio, propri di quelle comunità, e di dare valore a quelli piuttosto che ad altri, o a politiche che sono venute o pensate dall'esterno. Quindi tempi lunghi e lavoro scientifico fatto sulle comunità possono andare tranquillamente paralleli. Altra cosa è se improvvisamente la Basilicata viene invasa da comunità di migranti, e allora fai i conti con altre comunità e altri tempi. Però i tempi lunghi di quei luoghi esistono sicuramente. Io diciamo, non trascurerei anche che, come si è citato, anche nel film c'è il progetto, tra la storia, quindi appunto, oltre a, ci auguriamo che sia allora, nei costi e nei contesti, non è tutto il film, ma cioè, però è un momento di storia, è quello che deve fare, se il progetto modificherà il territorio, il passaggio, quantomeno idealmente, se non un progetto diciamo che prevede da costruito, ma questo non conta. Quindi, perché appunto, ha ragione anche l'architettura e poi la storia, quindi il fatto che reagisca sull'input di una comunità è un elemento che rimarrà agli atti, però trascinato comunque questa partita, questo di cui ci si, diciamo, si trova una direzione che non è quella che si vuole, ma è un po', diciamo, un bordeggiare, si direbbe, voglio mangiare a scuola. Poi la teoria vince, perché poi quello che progettare crolla. Grazie. La cosa che invece si vuole contestare di ragionamento, che almeno condivido, è il fatto che nell'equazione per forza ci sta la comunità, cioè le persone, perché la relazione è spazio, tempo, cose, persone, relazioni, quindi è uno degli elementi che ovviamente fa parte anche nella lettura, cioè non può prescindere da leggere un ambiente, un paesaggio, una traccia, se ci togli. Beh, lo puoi fare, magari poi ci farisci. Sì, grazie, Giorgio. Grazie. Sì. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire più che altro su questioni un po' più tecniche. Vabbè, anzitutto, i vostri lavori sono davvero molto belli, molto interessanti. Ho scaturito, ecco, all'interno di me qualche domanda: se l'archeologia del contemporaneo possa essere nominata anche come archeologia degli ultimi. Archeologia degli ultimi, in quanto si occupa sia degli ultimi anni, degli ultimi istanti, ecco, del tempo, ma l'archeologia degli ultimi, anche parlando delle persone che spesso vengono eliminate dalla narrazione storica. E in particolar modo tutto questo pone un ridisegnamento di capisaldi dell'archeologia, anche in particolar modo un dialogo che deve essere sempre più forte e fecondo con quelli che sono i media, e anche in particolare una riprogettazione della divulgazione scientifica, che
diventa altro informazione ed educazione. E quindi l'archeologia del contemporaneo che diventa, ecco, anche una sorta di pedagogia contro cosa? Contro l'indifferenza, perché come ha detto giustamente la professoressa Villani, che è vero che non dobbiamo ricordare tutto, però queste storie che vengono dimenticate ci pongono questo interrogativo, cioè molto spesso l'uomo dimentica per indifferenza. E quindi questa è un po' la riflessione che facevo io. E, entrando poi nelle mie curiosità, volevo chiedere se sono stati effettuati degli studi che hanno indagato, hanno avuto al centro diciamo, luoghi dilaniati dal sisma, come possono essere, non so, sisma di Amatrice o quello dell'Aquila, e così sono stati indagati dall'archeologia contemporanea. E un'altra questione, poi entrando a livello più professionale dell'archeologo contemporaneo, in particolare il professore Felice, visto che ha citato il ghetto di Borgo Mezzanone, ecco, a Borgo Mezzanone sono arrivati, arriveranno a breve circa 55 milioni di euro per la riprogettazione di tutto il ghetto, sono fondi che verranno dal PNRR, in particolar modo i comuni, in questo caso il comune di Manfredonia, ma anche altri comuni pugliesi, in generale tutta la Puglia, credo siano stati stanziati oltre 100 milioni di euro. In particolare tutti i comuni pugliesi non sanno come gestire questi soldi e hanno chiesto aiuto all'università, in particolar modo intervenuto il Politecnico di Bari. Ecco, è giusto che all'interno della riprogettazione venga ascoltato anche il parere degli archeologi, e in che modo gli archeologi possano dare una mano diciamo alla riprogettazione di questi ghetti? Sentire una cosa qui. Allora, riguardo alla questione degli ultimi, sicuramente il sentimento non è così, no? Per riguardo invece, diciamo, caratterizzante come anche sociale, diciamo, direi che un po' che l'archeologia quando non è più monumentale, diciamo, senza lore, no? senza fonti scritte, eccetera, quindi tutta l'archeologia, insomma, ha anche di sé l'obiettivo di costruire, insomma, secondo esperimenti storiografici ben noti, insomma, la storia di chi non ha lasciato traccia nelle fonti scritte, quindi questo è un per dire su quello. Devo dire che anche nel contemporaneo c'è, cioè, chi si occupa degli aspetti monumentali, appassionati di architettura, dell'imponenza dell'architettura contemporanea dal punto di vista monumentale, archeologico, dal punto di vista architettonico. Poi bisogna fare anche attenzione, perché per esempio, visto che abbiamo parlato di ghetti, no? Allora, il fatto che quella non è un'espressione di antichità, cioè di vetustà, o di scaccio di evoluzione sociale, di che chiesa vuole, insomma, la raffinata e brutale testimonianza di come la grande distribuzione, la logistica, la necessità di quanti termini minuti in tempo reale finisca col spostare non solo le merci ma anche le persone, quindi come ha chiesto benissimo Alessandro Leo Grande nel suo nel capolavoro, no? nel 2008, credo. Cioè, quella è postmoderna, è una schiavitù, ma non è zona di ultimi. E quindi, da una parte, probabilmente è andato solo un'iniziativa nel racconto. Quindi, vederli, luoghi, è sicuramente importante. Riguardo le chat, le archeologie di Monquella, probabilmente. Ma per capire, perché poi sono dei luoghi in cui anche le analisi etnografiche che sono state fatte dimostrano che le persone vivono anche con orgoglio. Per quello dicevo, parlavo di andare a recuperare brandelli di comunità,
Perché questo, non c'è da essere pietisti, per carità, ci mancherebbe, non è una condizione umana, ma si rischia di buttare insieme alla bonifica, perché si fa anche tutto un portato di storie e di vita quotidiana, che è fatto, quando dicevo dell'organizzazione stradale, vuol dire che c'è una forma di organizzazione, c'è stata, però non esiste più quel luogo, siccome, quindi c'è stata una forma di organizzazione, c'è stata una forma di produzione, dove mi ricoperavano di riportare il materiale, tutta una storia che può essere interessante anche per capire come si disponevano, se no si sa che ci sono posizioni per etnie, per arrivi, per stagionalità, per famiglie, sono tutti degli elementi antropologici, prima ancora che archeologici, che si deve considerare anche per progettare in maniera migliore una soluzione che si spera sia, diciamo, non ci credo, perché il problema è la produzione logistica, dove non è per alloggiare meglio le persone. Poi, fin quando ci sarà necessità di avere le due fuori stagione per 10.000 persone, ci sarà qualcuno che dirà cosa. Sì, vabbè, questa è una città da ultimo. Infatti loro intervistarono anche alcuni che stavano, erano proprio alloggiati lì, non vogliamo i documenti, e Esatto, vogliamo tornare. esattamente. Forse poi appunto bisogna anche stare attenti, no? Sì, gli archeologi magari sono la loro, ma forse nella presentazione che facciamo civile, forse dovrebbe essere quello il primo soggetto che mi dice di cosa ha bisogno. Appunto, magari dice, guarda, no, la carta è bisogno di un altro. E poi perché comunque è un'archeologia che confrontandosi con delle realtà Sì, che io lo ripeto perché a differenza di tutti gli altri periodi, no? Noi non siamo abituati, non siamo stati formati a avere a che fare con qualcuno che può smentire le nostre cose, cioè a viva voce, beh, ci siamo occupati di cose per cui i testimoni non ci sono più, no? Quindi bisogna anche sempre stare molto attenti. Come si entra in queste dinamiche? Ci vuole quella giusta delicatezza, perché essere quelli che arrivano e calano, no? Quelli appunto dell'università, quelli che studiano e calano top down, no? Le cose, e infatti non ci vuole niente, cioè, basta poco e si rischia di veramente di essere invadenti in qualche modo, insomma, e non così. L'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è che, detto, no, gli ultimi, perché è l'ultimo, siamo alla fine, no? Io credo che però qualunque sguardo archeologico è un ultimo istante, cioè tu vedi solo un frammento di quel momento, degli ultimi, cioè ormai tutti, secondo una serie di selezioni infinita. Selezione ti arriva l'ultima delle cose, quindi in realtà, come diceva Giuliano, forse è sempre di buono, un'ultima versione. E ovviamente noi l'ultima oggi, domani è un'altra ultima. Sì. Sì, buonasera a tutti. Una curiosità, in realtà vorrei chiedere proprio, visto che parte del contemporaneo. Io ho avuto l'occasione di partecipare alle campagne di scavo Campo 65. La domanda è in merito alla cultura materiale dell'età contemporanea. Cioè, almeno io credo che dalla rivoluzione industriale in poi il modo anche di produrre gli oggetti impiegati nella vita quotidiana sia ben diverso rispetto a quelli del mondo antico, dell'età moderna. Perché, cioè, almeno da quello che penso io, però magari può essere una concezione sbagliata e diversa, per quanto riguarda proprio la velocità di produzione e anche la quantità prodotta, ma non solo per gli oggetti di uso comune, i piedi, le bottiglie, anche per gli edifici.
cioè, il tempo impiegato oggi per costruire un palazzo, che li vedo nascere così come funghi da un giorno all'altro, credo sia ben diverso rispetto a un edificio in pietra romana. Per esempio, il caso dell'aeroporto, poi distrutto, cioè, oggi potrebbe essere distrutto l'aeroporto di Parma, oggi stesso, e tra 2 settimane troveremo un altro aeroporto diverso. Quindi, la domanda è diciamo, con questa premessa, come potrebbe essere il modo migliore, quale potrebbe essere il modo migliore per approcciarsi allo studio anche della cultura materiale dell'età contemporanea, considerando che quegli oggetti ormai sono diventati infiniti e le produzioni sono infinite. Domandone, infatti, dice Giuliano. Allora, cioè, intanto, secondo me c'è una questione di materiali. Cioè, sono cambiati i materiali e ci sono materiali che non sono reperibili, insomma, si conservano, no, pensa a tutto quello che abbiamo di classe. Ma davanti a questi materiali, che poi sono tanti, tutto quello che hai detto te, noi non siamo preparati. Io so più della Sicilata, capito, della maglia di Cancalca, che non a riconoscere il polimero della plastica, ma il polimero della plastica fa la differenza, perché alcuni le shop, no, dei supermercati, a un certo punto viene fuori che non si possono più produrre con una certa plastica, ma vanno fatte con un'altra. Cambia, se io la riconosco, c'è una data. Un orizzonte cronologico. Quando questi sacchetti, ad esempio, spariscono, nel senso che piano piano diminuiscono quantitativamente, non è che perché la gente fa più la spesa, è perché magari c'è la busta di tela, oppure c'è quella compostabile. Cioè, noi non siamo formati ora, dico, per riconoscere e riuscire a farci dire tutto quello che può dire quella materia lì. Quindi su questo secondo me c'è una grossa riflessione da fare, però siamo partiti, già un po' c'è da farla accettare questa crisi contemporanea in Italia, quindi poi se domani andiamo a insegnare la plastica nei laboratori di archeologia penso che potrebbe essere un problema, però si può fare. Poi in realtà c'è una questione mentale, secondo me, che è quella della familiarità rispetto agli oggetti. Cioè noi abbiamo una difficoltà legata al fatto che gli oggetti che studiamo sono oggetti che conosciamo, utilizziamo in molti casi. E quindi in qualche modo abbiamo un preconcetto, cioè abbiamo quasi una preinterpretazione, mentre invece questa cosa secondo me può essere fuorviante. Perché? Perché non è detto che io utilizzo quella cosa come l'hai utilizzata tu, anche a distanza di vera c'è la mia nonna, eppure, cioè, stiamo parlando di usare le cose in una maniera completamente diversa da come le uso io. Perché? Perché era nel dopoguerra e non si sognava neanche esattamente di buttare via qualcosa, ad esempio, cosa che invece io faccio con più o meno tranquillità. Quindi c'è un discorso, secondo me, di mentalità, di approccio e anche di andare un po' contro a quello che ci verrebbe naturale pensare. Cioè, la bottiglia Lampedusa, quando la vedi, è una bottiglia di plastica, cioè automaticamente ti dice che quella lì è una bottiglia di acqua minerale. Ce ne sono 650, sono le bottiglie di acqua minerale. Ma se mi fermo lì, non mi dice nulla, però quella bottiglia è sì, l'acqua minerale, poi magari trovi la produzione, guardi, dice che arrivava la Turchia, bla bla bla, però è anche quella usata per farci il galleggiante, per tenersi a galla, ma anche quella usata dal pescatore lampedusano per segnalare le zone dove ci sono i branchi, no? Dei pesci, oppure quella per l'udina, cioè.
capito? Io per me è la bottiglia dell'acqua, cioè io l'ho usata solo così, quindi mi devo un po' distaccare in questo senso. È una percezione che abbiamo anche per il mondo antico. Nessuno dice che ce l'ha mica per i sottili, ce l'ha mica per bene. Nessuno dice che in realtà viene usata anche per altro. Succede, sì. Nessuno, e quindi è una visione proprio che cioè, andrebbe cambiata proprio nel modo di vedere le cose, non solo per gli oggetti diciamo quotidiani che ci sembrano familiari, che però in realtà possono avere tutt'altri usi o impieghi. Allora, una sola battuta, c'è un campo di studio della storia che si chiama microstorie, no? Però adesso va molto di moda collegare il locale, il piccolo al globale e in realtà l'esempio della bottiglia di plastica dimostra proprio questo, che senza farsi sviare troppo dalla quantità, basta anche un solo oggetto con i suoi mille usi, anche ricostruito nella quotidianità, per recuperare la complessità degli usi e delle possibilità e restituire un'analisi molto più concreta, no? Anche della realtà. Quindi anche dal locale, dal piccolo, dal singolo oggetto si può arrivare alla complessità, invece che quantità e complessità. Siamo tutti con orrore a quello che versava l'acqua nel covo, quindi diciamo, non vi dire tutto. Ma però io ho detto sempre questo, cioè, è un problema aperto per me. Tanto quando mi sei venuto a mandare un'inizio. Nel set di quotidiano, Cioè, medicinale, in un locale che nel piante era chiamato cucina. I problemi interpretativi delle forme. Però non c'è dubbio, ma poi cioè, secondo me l'attenzione, si diceva all'inizio, qualche anno fa, aspettiamo di avere i repertori delle tipologie, degli oggetti, della tecnologia più recente per poter capire quanto è importante, però è una visione più post-medievale, cioè, perché è vero che tra la nonna cambia tutto, perché oggi, cioè io sono molto più, io sono trovato affascinato a pensare di dover studiare la materialità che non è fatta da quello che possiamo ricavare dall'antichità, cioè dalle superlettili, da quello che è rimasto per tanti motivi. Per un processo deposizionale, materiale, abbiamo tutto, abbiamo sedie completamente uguali, 500 sedie in questo non abbiamo, insomma, telefonini, programmi per fare tipologia, sono tutti identici, non c'è differenza. Però questo ti serve a qualcosa, cioè ti dà probabilmente sì, ma è tutto da costruire questa cosa. Può darsi che a volte, perché poi hai la possibilità di controllarlo, tu non abbia il riscontro che ti aspetti. Ricordo l'altro giorno, no? Lo zio che c'era, mister, che se vedi la lezione, che è stata molto istruttiva. Cioè l'elemento che tu non hai calcolato, oggi riesci a vederlo. Cioè puoi vedere che in realtà se ci sono tanti iPhone, tante cose, non riesco a capire che tipo di dato ti può restituire questa cosa. Che tipo di risultati ti può restituire, soprattutto per gli ultimi, Per gli ultimi, sicuramente. quindi la standardizzazione, come tu industrializzazione del tempo, il mondo ormai sono del secolo, però diciamo, per gli ultimi anni veramente è un campo, secondo me, tutto da pensare. Io seguo la pagina Facebook di Archeoplastica. Anche plastica, quindi. Lì, per esempio, cioè, alcune cose sono, vabbè, le riconosci, cioè, il 90% delle cose che trovano sulla spiaggia, anch'io prima di sentire le loro parole, le riconosco. Poi vengono fuori contenitori di creme solari degli anni 50, di cui io non ho minimamente idea. E, cioè, per esempio, per quello è normale che, non essendo del nostro, non essendo contemporaneo, quella forma proprio, a noi, io un po' non avrei mai detto la crema. Poi sì, hanno trovato un confronto Sì, in bene. America. Le pareti sottili sono Eh contemporanee. sì, appunto. Posso aggiungere una cosa? No, volevo solo dire che per me una difficoltà ulteriore che si pone è che in realtà è praticamente impossibile parlare di cultura materiale perché esattamente perché ho fatto tutto adesso ci faccio, mi dimostra che ogni 10 anni, di meno, ogni 2 anni, una cosa cambia. Per esempio, quest'estate io ho scavato
in Spagna in un contesto di in un villaggio di esminatori, attivo tra gli anni 20 e 30 del 1900, e la stessa medicina dell'aspirina negli anni 30 una scatola di gas negli anni 70, quindi questo ci permetteva, conoscendo la forma di questa scatola, di datare soggetto e in reale non è stato di occupazione nella fine. Però nel senso, in ogni contesto, per ogni situazione c'è un pack di tipologie di materiale cui secondo me bisogna tornarsi poi ogni volta per ogni frangente costante. Non lo so, cioè non lo so, perché in realtà probabilmente magari la confezione dell'aspirina di adesso la trovi qui e la trovi da tante altre parti, cioè a differenza, cioè la velocità della circolazione degli oggetti, nei casi o meglio, oppure la delocalizzazione delle produzioni, per cui la producono qui, la producono anche in Portogallo. In realtà, cioè, forse io non credo che non ci sia la cultura materiale, è comunque quella. Bisogna capire come leggerla, no? Come a cosa associarla. Allora, quando diceva Claudia, da una cosa, no? Poi colleghi tutta una serie di cose, trovi. Noi abbiamo trovato questa scarpa a Lampedusa, finta Nike, e ti colleghi a tutto il fenomeno della fast fashion, che siamo noi che mandiamo quintali di vestiti a riempire aree enormi della Tunisia, no? Dove magari c'è anche il capo Armani, che noi abbiamo pagato 1.000 euro e si è smesso dopo, quando va più di moda, ovviamente. È tutta una cosa, per cui di chi è la cultura materiale? Sì. Cioè della signora che ha preso il vestito alla sfilata, o di quella che l'ha comprato sul binario della stazione appeso, capito? Cioè, certe cose secondo me vanno proprio, questo è complicato. Ci sono un sacco di elementi che ti fanno saltare, fai tutta l'esplosione. Le pratiche, i lussi, non è una cosa che è legata solo alla storia dell'oggetto, all'identificazione dell'oggetto e da dove viene. Poi è un altro tipo di pratica. Ma se parliamo di cultura materiale, anche per la storia culturale, sono le pratiche, gli usi, l'immaginario, perché mi vado a comprare quella scarpa, quella lì e non altre. Quindi se parliamo di pratiche, usi e immaginari, e mi fanno un lavoro interdisciplinare e poi approfondisci anche la storia del singolo oggetto, che è la storia dell'età industriale, ma è un altro tipo di indagine, è assolutamente interdisciplinare. Modi di produzione, cioè, il mondo antico, adesso 2-4, prodotto in area campana, in area in Spagna, riesci a distinguere grazie all'impasto, grazie alle caratteristiche chimiche anche dei materiali. Adesso c'è un oggetto che viene prodotto in Tunisia, in Italia, in America, con gli stessi materiali. Però magari c'è l'etichetta. Esterno c'è l'etichetta. Spesso è un problema, diciamo. Scusate, ma abbiamo anche adesso il patrimonio digitale. Cioè, non è che non dobbiamo pensare che gli archeologi non potranno accedere. Se ci sarà internet. Ma tanto già fra 5 anni il digitale sarà archeologico, perché prova a leggere un floppy disk di 10 anni fa. È già persa l'informazione, quindi ti rimane sto coso che non ti dice niente. No. Ma ne parliamo la prossima volta. È giusto. Va bene? No? No, ma è interessante la cosa sul digitale. Sì, però per chi, di chi, per che cosa, cioè sono tutte cose che si discutono non a prescindere. Ogni società, ogni comunità dà una risposta anche a che cosa è patrimonio digitale. Quindi il dibattito è un po' più complesso, se no dobbiamo conservare tutto. Da adesso in poi diciamo che qualunque cosa facciamo la dobbiamo conservare, perché è importante.
sessione, cioè abbiamo modo comunque adesso di recuperare quelli che sono una sessione. Se nella abbiamo perso già tantissimo, nonostante l'Internet Archive, nonostante ci sono esperti di questi temi che già dicono che si è perso molto di come vengono costruiti gli oggetti digitali e quello che tu chiami, ma stiamo andando all'ingrosso, patrimonio digitale. Cioè anche lì stiamo perdendo, ma il problema è la domanda dello studioso, la domanda della comunità, la domanda cosa trasferisco alle future generazioni, che cosa è importante, sono tante le domande, una dietro l'altra. Quindi capisco la preoccupazione, però quella va indirizzata in tante altre questioni che dovrebbero anche essere oggetto di discussione pubblica. Buonasera, allora io sono un architetto e la mia domanda, diciamo, domanda per osservazione vuole essere concentrata sul tempo. Si è visto negli interventi che il rapporto col tempo è un po' problematico e conflittuale. E lo è anche per noi architetti che ci troviamo a operare sul patrimonio. Però di per sé, quello che mi sento di dire, forse per noi architetti, lo è un pochino, piuttosto che per voi, perché noi siamo abituati fin da subito con la pratica del progetto a dover scegliere. Qui la mia domanda è questa. La difficoltà nei confronti, quindi rapporto conflittuale che si ha nei confronti del tempo, dipende proprio da questa non abitudine alla scelta. Però non ho capito cosa intendi per tempo, il tempo di fare le cose, no, storico, per dire tempo, sì, in generale storico. Il tempo storico cambia, cioè la coscienza storica e la cultura storica sono processi storici. Noi abbiamo fatto questa domanda agli studenti per 4 anni, un'indagine europea è stata fatta nel 96, forse ce l'ho anche qui la slide, non la posso far vedere, ma se la faccio a voi, no? Secondo te, che visione del tempo hai? Ti do 4 possibilità o 5. Il tempo è come una linea retta, le cose migliorano sempre, la linea va verso l'alto. Il tempo storico, quindi passato, presente e futuro, è invece una linea orizzontale, le cose si ripetono e non cambiano mai. Il tempo è una linea ciclica, no? Corsi e ricorsi. Oppure una linea che va verso il basso, quindi in generale nella storia si tende a peggiorare. Questa domanda fatta a generazioni diverse, in epoche diverse, in tante opposte diverse. Fino agli anni 70 anche i nostri genitori, nonni, pensavano che le cose tendono sempre a migliorare. Adesso la vostra generazione, dagli anni 70 in poi, pensa più che altro che le cose tendono a ripetersi o non dà un senso al tempo. La cosa incredibile è che si è perso un rapporto col tempo storico significativo, come era quello che la civiltà europea occidentale ha sempre dato. Si tende a pensare che o sia ciclico o sia un andare per estremi caotico. Quindi il senso del tempo cambia assolutamente, perciò siamo in questa condizione, ci poniamo tutte queste domande. Quindi anche io vorrei fare architetto, risolviamo qui nel presente o fare un piano paesaggistico, rispondiamo a queste esigenze. In realtà è come vedi il futuro che è cambiato, perciò aveva ragione la Diana Prospera a dire che la distruzione del passato è più una malattia della speranza, più l'incapacità di vedere il futuro, perciò ci sembra tutto importante. Altrimenti fa più facile selezionare quello che del passato voglio conservare, perché ho una visione del futuro. Se non ho una visione del futuro, ciò che è patrimonio lo decide ognuno di noi. Qua siamo tutte comunità, singole comunità, che decide quello che è. Non mi sento tanto però è interessante come hai fatto pensare, perché in realtà vedo anche molto affine all'idea del progetto. Questa cosa non mi sembra lontana da come noi si lavora. Noi si lavora, almeno
penso, insomma, io lavoro per progetti, in realtà ti fai delle domande e cerchi di capire dove trovare delle risposte, poi non è detto che siano risposte che ti immaginavi o che hai pianificato, non è detto che erano dove pensavi, quindi ti devi spostare, insomma, però secondo me la forma mentis del progetto ce l'abbiamo anche con me. E il rapporto col tempo, almeno nel contemporaneo, ma probabilmente sempre, secondo me è più un rapporto con una multitemporalità. Cioè, forse anche questa è un po' una differenza, cioè noi ci rapportiamo. Quando dicevo prima a lui che è l'ultimo, no? È l'ultimo dei cioè, oggi è l'ultimo dei passati che penso, cioè domani e così via. E noi siamo abituati a quella famosa forma per cui vediamo tutto a strati, anche le torte quando le tagliamo, a vedere le cose in sequenza. Cioè, a differenza, ad esempio, io questo l'ho visto lavorando con gli antropologi, cioè, probabilmente la differenza. Cioè, noi abbiamo il tempo nel cervello, cioè siamo temporalizzati in questo senso qui, perché altrimenti la nostra disciplina non ha senso. E anche l'oggi per me è appunto l'ultimo dei passati che vedo. Quindi ha una sua multitemporalità che si stratifica, insomma. E che magari si stratifica nel fatto che il mio modello cellulare è la fine di del Nokia 3310, ho capito, anche in questo, insomma. Ok, grazie di tutte. No, battiamo un attimo. Cosa, signori, è stato, credo, un pomeriggio, come quasi una serata, interessante, credo. Per noi siamo iper soddisfatti, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo abbondantemente, insomma, che ci avevamo prefissato, stimolare molto la discussione, che il direttore si vedeva totalmente partecipato. E niente, quindi ringraziamo le ospiti che ci hanno aiutato nella conversazione. Oggi pomeriggio noi ci vediamo domani alle 9. Thank you.